A Firenze esistono costruzioni antiche che, in quanto tali, ci fanno pensare che siano sempre state da secoli lì, in quel posto. Certe volte, come in questo caso, non è così. Siamo in Piazza dei Ciompi e questa dietro a me è la Loggia del Pesce. La loggia era stata progettata da Giorgio Vasari nel 1567. In quell'anno Cosimo I decise di spostare il mercato del pesce, fino a quel momento situato in prossimità del Ponte Vecchio, dove oggi c'è la piazza che non a caso si chiama Piazza del Pesce. Cosimo volle spostarlo da lì, un po' perché il mercato fu danneggiato da un'alluvione, un po' perché doveva far spazio al loggiato che avrebbe sostenuto il corridoio vasariano. Il mercato del pesce verrà quindi spostato nella piazza del Mercato Vecchio, nel luogo dove oggi sorge Piazza della Repubblica. È proprio qui, sul lato ovest della piazza, tra l'agosto del 1568 e il settembre del 1569, venne eretta la loggia. 130 anni dopo, un altro Cosimo, Cosimo III questa volta, fece aggiungere un'arcata per ogni lato, a spese però del magistrato della Grascia, l'organo cioè che sovrintendeva la vendita dei generi alimentari a Firenze. In seguito alle disgraziatissime opere di risanamento del centro dovute alla breve esperienza di Firenze capitale, la loggia, tra il 1885 e il 1895, venne smantellata. Si cercò comunque di conservare più parti possibili in previsione di una futura ricostruzione. E infatti i tondi con i pesci, gli stemmi e i capitelli vennero salvati e depositati nel lapidario del Museo di San Marco. E a San Marco ci rimasero un bel po'. Passarono infatti 60 anni e due guerre mondiali, finché nel 1955 il Comitato per l'Estetica Cittadina, con i fondi della Cassa di Risparmio di Firenze, decise di ricostruire la loggia utilizzando i materiali superstiti e collocandola in Piazza dei Ciompi. La loggia è costituita da una doppia fila di arcate sorrette da pilastri alle testate al centro e da colonne d'ordine toscano ed è coperta da una serie di voltini a calotta. Le facciate sono ricoperte da tondi raffiguranti varie specie di pesci e sono collocati nei pennacchi degli archi. Ai quattro angoli ci sono gli scudi con gli stemmi di Francesco I e Giovanna d'Austria e lo scudo con la singolare insegna del magistrato della Grascia, ovvero uno staio pieno di chicchi di grano sormontato da spighe dorate. A fianco due delfini che ingoiano niente meno che due buoi interi. Insomma, ci vuole una bella fantasia. Al centro invece è collocato lo scudo con lo stemma di Cosimo I ed Eleonora di Toledo. Sul lato opposto, quello che dà sul mercatino delle Pulci, c'è la lapide con l'iscrizione che ricorda la ricostruzione della loggia nel 1568. Nella ricostruzione del 1955, purtroppo, si riuscì a recuperare solo alcuni degli antichi pezzi originali: la lapide, gli scudi con gli stemmi medicei e le insegne della Grascia. Per i tondi con i pesci sorse un problema. Innanzitutto, dei 16 originali, ben 12 si ruppero al momento delle demolizioni ottocentesche e vennero praticamente sbriciolati perché modellati in calcina. I quattro tondi che si era riusciti a salvare erano stati trasportati al Museo di San Marco e lì risultano anche nell'inventario del 1925. Ma quando si decise la ricostruzione della loggia, si andò a cercare questi tondi nei depositi, ma non c'erano più, spariti. E vabbè, succede. Pertanto, tutti e 16 i tondi che vediamo adesso sulla loggia sono delle copie.
La loggia, pur non svolgendo la sua funzione originaria, cioè quella di dar riparo ai venditori di pesce, e pur essendo lontana dalla sua antica collocazione, recita comunque una parte fondamentale nella fisionomia della piazza. Di giorno fa da sfondo al caratteristico mercatino delle pulci. Nelle notti estive, da alcuni anni ospita iniziative culturali, serate musicali e varie performance artistiche.